istituti Leonardo sono scuole private presenti in ogni regione d'Italia che si occupano di recupero anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio, corsi di lingua, corsi di informatica e corsi di formazione professionale. Nelle Marche ci sono 4 sedi, a Recanati nella zona industriale Squartabue, a Civitanova Marche in Corso Garibaldi, a Macerata nella frazione di Piediripa e a Porto Sant'Elpidio in via Firenze. La missione è quella di proporre una scuola alternativa a quella pubblica, garantendo qualità nel servizio grazie ai docenti e alla passione con cui viene svolto il lavoro. Yuri Paoletti è il gestore degli istituti Leonardo. La scuola paritaria che cosa offre a chi per diversi motivi ha interrotto il ciclo di studi? Oh, la scuola paritaria è una scuola, diciamo, alternativa, non concorrenziale alla scuola statale. Noi ci posizioniamo su un target diverso, cioè non siamo né migliori né peggiori, siamo differenti, ovvero cerchiamo di colmare quelle esigenze che manca nella scuola statale italiana. Magari il ragazzo che è vittima di bullismo nella scuola statale, il ragazzo che fa sport professionistico. Quest'anno noi abbiamo tantissimi ragazzi che giocano a calcio e sono professionisti, tra cui anche diverse società, sponsorizziamo il Bisceglie Calcio di Serie C. E ragazzi che magari hanno difficoltà di apprendimento, e ragazzi che hanno bisogno di un'attenzione maggiore che magari la scuola statale non dà perché le classi sono numerose. Quindi la nostra è una scelta differente. Quindi noi facciamo delle lezioni personalizzate, abbiamo degli orari magari più flessibili, abbiamo anche corsi pomeridiani e abbiamo attivato anche i corsi online per tutte quelle persone che magari non hanno proprio possibilità di frequentare in aula, quindi facciamo la preparazione e poi loro possono sostenere l'esame dove vogliono, insomma. Quella dell'online è la grande novità, come funziona? L'online funziona in questo modo qui: noi diamo ai ragazzi che decidono di fare questo percorso un tablet creato per le loro esigenze, quindi un tablet unico, non è che lo troviamo nel mercato. Loro possono seguire lezioni direttamente al tablet via streaming oppure registrata. Hanno aderito diciamo, a questa iniziativa, come dicevo, molte squadre professionistiche, tra cui il Sant'Arcangelo. Molti ragazzi del Sant'Arcangelo, sono circa 25 che giocano in Serie C, ragazzi del Bisceglie. Abbiamo anche altri ragazzi di scuole professionistiche di Serie A. Ma non solo, anche magari l'adulto che necessita magari di un titolo o vuole fare semplicemente un aggiornamento può tranquillamente frequentare online. E alla fine il titolo che si ottiene? Noi abbiamo diversi indirizzi paritari. I titoli ovviamente sono riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal MIUR. Ovviamente si può sostenere gli esami da noi come interni, quindi con la frequenza obbligatoria tutti i giorni, oppure come candidati esterni privatisti, basta fare domanda per un esame di unità direttamente a noi, per l'esame di maturità tramite ufficio scolastico regionale. Com'è il rapporto con i docenti che riuscite a far venire qui? Come dicevo prima, il rapporto è diverso, il rapporto è più umano, ma noi abbiamo classi magari da 4, 5, 8 ragazzi, quindi è normale che a differenza di una classe da 32 studenti il rapporto è molto più, diciamo, diretto. E i docenti come si approcciano a questo tipo di formazione? Ma diciamo che noi abbiamo fatto anche ultimamente un corso di formazione proprio per i docenti, nel senso per fare, diciamo, scuola 2.0, ovvero l'approccio informatico per gli studenti. Oggi i nostri studenti non hanno il libro di testo, hanno il tablet, quindi il libro di testo è stato sostituito dal tablet. Ovvio che poi per il ragazzo che voglia comunque studiare sul libro di testo noi forniamo anche quello. Però il tablet secondo me è un'evoluzione perché a differenza del libro di testo classico si possono mettere animazioni, filmati, video. Scuola superiore, i corsi e le novità? Allora, diciamo che noi abbiamo sia dal 2011 diversi indirizzi paritari: sito tecnico, economico, amministrazione, finanza e marketing, liceo delle scienze umane, IT informatica, istituto tecnico tecnologico, logistica e trasporti che sarebbe l'aeronautico, ma la novità di quest'anno è l'istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, il classico ex alberghiero. Qual è la differenza che noi abbiamo in questo istituto? Stiamo realizzando una cucina grandissima a Civitanova Marche, classe di nostra paritaria, una cucina di ultima generazione. Saremo l'unico istituto paritario alberghiero della regione Marche e uno dei pochi in Italia. La nostra cucina, che è divisa in diversi reparti, pasticceria, pizzeria e cucina, è
una delle, non deve temere concorrenza neanche con gli hotel, perché è una cucina all'avanguardia, progettata insieme alla ditta Stacchiotti Ricciardi che ci ha fatto la progettazione. E qual è la nostra differenza? Perché insomma, alberghieri ce ne sono alcuni anche statali, la nostra è che i ragazzi cucinano. Quella sarà una parità di nicchia, cioè non un recupero annuo qualsiasi, ma una scuola di elite aperta anche ai ragazzi che vengono da fuori. Con Lara Paoletti, direttrice Istituti Leonardo, sede di Recanati, per parlare della formazione professionale e dei corsi che si possono svolgere qui. Qua abbiamo diverse possibilità di fare dei corsi, abbiamo il corso di estetista, il corso di operatore sociosanitario e i corsi di acconciatore, nonché i corsi di dermopigmentazione. I corsi di estetica sono 2 anni per avere la qualifica base e 1 anno in più per la specializzazione. Con la qualifica base si può lavorare come dipendente, con la specializzazione si può aprire direttamente un centro estetico. Stessa cosa vale per il corso acconciatore, che funziona alla stessa identica maniera, se non che chiaramente cambiano le materie, giustamente, soprattutto la parte di tecnica professionale. Quello che noi puntiamo in questi corsi è far uscire fuori delle operatrici che siano molto preparate sia per quello che riguarda la parte teorica e naturalmente per quello che riguarda la parte pratica. La parte pratica, allora, ecco, inizialmente partono dalle basi, ma noi, ecco, siamo anche molto indirizzati verso tutto ciò che è novità, verso tutto ciò che è approfondimento, cose che magari di solito si fanno al di fuori del percorso scolastico. Per quello che riguarda l'operatore sociosanitario, il corso, come da legge, ha la durata di 1 anno, ecco, sono 1000 ore. Al termine del corso c'è l'esame finale che permette poi, ecco, di poter lavorare in qualsiasi struttura, sia pubblica che privata. Anche per quello che riguarda il corso operatore sociosanitario puntiamo molto a dare una formazione di alta qualità, grazie anche a dei professionisti che lavorano con noi da diversi anni, in maniera tale, ecco, poi da far uscire degli operatori che effettivamente hanno anche in passato vinto molti concorsi pubblici in vari ospedali d'Italia. E tant'è vero che, ecco, abbiamo un tasso di occupazione uscito dal corso veramente molto alto. Importante anche la pratica, quello che si può imparare grazie a dei tirocini, grazie, come nel caso dei corsi estetista o acconciatore, a delle prove pratiche che voi proponete. Assolutamente sì, i ragazzi, oltre chiaramente ad avere delle ore di laboratorio che cerchiamo di sfruttare al meglio grazie a dei programmi, come dicevo prima, che prevedono, oltre ad imparare bene la base, anche molto le novità che sono presenti sul mercato e la possibilità di fare tirocinio. E noi abbiamo, ecco, una grossa opportunità di fare tirocinio direttamente nella nostra scuola, in quanto, ecco, abbiamo anche il centro estetico, quindi, ecco, i ragazzi possono fare tirocinio anche direttamente qua da noi nel centro estetico, in maniera tale, ecco, avere un perfetto connubio tra parte teorica e parte pratica, proprio, ecco, come si faceva una volta con la formazione in bottega. Come già si sa, l'Istituto Leonardo è un ente accreditato dalla Regione Marche, nonché è un marchio registrato che eroga servizi professionali sul territorio. Precisamente si occupa di alta formazione professionale. L'Istituto Leonardo aiuta la comunità creando i posti di lavoro con delle figure professionali nell'ambito del benessere sociale e sanitario nelle province di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Qui a Porto Sant'Elpidio gestisco i corsi di estetista con la durata biennale e triennale e anche il corso di operatore sociosanitario con la durata annuale. In questo momento vi posso presentare alcune delle mie studentesse che sono oggi qui presenti al corso.
Ho scelto questa scuola dopo varie, insomma, ricerche personali, sono una persona abbastanza pignola. Ho valutato le varie opzioni e l'Istituto Leonardo era quella che comunque corrispondeva e rispondeva a ciò che io cercavo. Ha preso molto piede negli ultimi anni, è una scuola molto valida, ti dà possibilità, insomma, di lavorare sia nel centro magari che scegli per fare lo stage, che successivamente ti spalanca un po' le porte nel mondo del lavoro dell'estetica.